il problema finale di questa campagna elettorale è quello degli astensionisti, i quali astensionisti di centro-sinistra rischiano di compromettere il risultato del centro-sinistra. Il sistema elettorale è pessimo ed è basato sul principio che solo i due gruppi maggiori possono contendersi il premio di maggioranza. O vince il Partito Democratico Italia dei Valori o vince il Partito della cosiddetta Libertà. Se gli elettori di centro-sinistra non votano abbastanza il Partito Democratico Italia dei Valori, vince quell'altro. Qual è il rischio? Io dico soltanto quello più centrale di tutti alla fine di tutte le cose. Se Berlusconi vince in maniera convincente, ma secondo me anche se vince di straforo nelle due Camere, Berlusconi al quarto anno di legislatura, dalla sua stessa maggioranza, si farà eleggere la Presidenza della Repubblica. Questa è una cosa che secondo me va considerata in assoluto una vergogna nazionale incancellabile che graverà sulla civiltà italiana non si sa bene per quanto tempo. L'elettore che è astensionista di vocazione, quello che pensa alla sua identità, quanto è importante la sua concezione del mondo, deve ragionare su questa cosa. Vuole o non vuole impedire che questa ignominia accada? Questo problema si deve porre. Se riesce a resistere all'ignominia, decida pure di non votare. Però se ha un minimo dubbio che l'Italia può essere rovinata in profondità, inquinata in modo definitivo, da un nuovo dominio politico di Berlusconi, Presidente del Consiglio, e poi dal coronamento simbolico della sua trasformazione in capo dello Stato, se anche ha soltanto un minimo dubbio, secondo me conviene che ci pensi su un momento e che decida di votare. Faccia una piccola violenza alla propria identità e dia un aiuto, così, al sentimento collettivo di salvezza democratica. Riprendo il ragionamento sulla questione di Berlusconi, futuro Presidente della Repubblica. Si verificherebbe una cosa quasi inverosimile. Un individuo processato, non so più per quante volte, 5 o 6, per corruzione della magistratura, è uscito dai processi in virtù del fatto che lui stesso, con la sua stessa maggioranza, ha modificato la legge che ha impedito ai magistrati di perseguirlo. E quindi si è praticamente autodeterminato o la prescrizione o la soluzione, un individuo processato più volte per corruzione della magistratura diventerebbe il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Altro elemento da tenere fortemente a mente è che un soggetto che si è sempre vantato in modo anche spettacolare del fatto che lui non andava mai alle celebrazioni della Resistenza il 25 aprile, diventerebbe niente meno che il custode della Costituzione, perché il ruolo di Presidente della Repubblica comporta il ruolo di custode della Costituzione. Berlusconi è uno che ha già provato a sfregiare la Costituzione una volta e noi, grazie al cielo, gliel'abbiamo impedito. Però se ritorna al potere con una certa forza, la intenzione di modifica costituzionale è immanente nella sua realtà politica, nel suo partito, nelle sue intenzioni, perché il suo punto d'arrivo è la distorsione del meccanismo parlamentare tramite la creazione di un potere di tipo presidenzialista. Che poi sia un premierato o un presidenzialismo, a lui non importa nulla. L'importante è che il potere esecutivo domini largamente sul legislativo e sul giudiziario. Questa è la cosa che gli interessa. E purtroppo interessa moltissimo anche a una parte della classe dirigente di centro-sinistra, però questo forse per il momento conviene tenerlo da parte per una lotta futura. Quindi avremmo un individuo che non solo era ineleggibile, incompatibile con l'esercizio del potere politico, una persona che non avrebbe mai dovuto entrare in Parlamento a nessun titolo, che non doveva diventare Presidente del Consiglio e che non deve diventare Presidente della Repubblica, tutta la somma di tutte queste cose è aggravata dal fatto appunto che è anche uno sfuggito alle leggi perché ha modificato le leggi, un soggetto ineleggibile, incompatibile con l'esercizio del potere politico, imputato di corruzione della magistratura, intenzionato fortemente a sfregiare la Costituzione modificandone i principi fondamentali e indirizzandoli tutti verso un destino di tipo presidenzialista. Questo è il personaggio che abbiamo di fronte. La credibilità di questo personaggio come custode della Costituzione è meno di zero e tutto il suo agire in realtà è improntato fin dall'inizio alla svalutazione della Costituzione.
Quindi se noi non fermiamo in tempo questo cammino malaugurato, noi ci troveremo la Repubblica letteralmente sfondata dal punto di vista dei principi perché si affermerà un punto di vista presidenziale o premierale. Il Parlamento non avrà più l'autonomia delle Camere elettive, ma sarà sostanzialmente legato al destino del Presidente. Il potere giudiziario sarà imbavagliato. Inutile dire quanto sarà imbavagliata l'informazione, perché questa oramai è una condizione abituale da 20 anni a questa parte. Quindi abbiamo di fronte un destino che ha qualche cosa di mostruoso. Se gli elettori di centrosinistra, critici, appassionati, interessati ai drammi del sociale, continuano a pensare che la risposta migliore è quella di astenersi, è un autentico disastro perché ognuno delle loro astensioni favorirà una per una responsabilità individuale per responsabilità individuale, autorizzerà questo misfatto della democrazia. Quindi faccio un invito oramai così proprio potrebbe essere quasi un invito disperato a tutti gli aspiranti astensionisti a ripensare le loro intenzioni perché devono rendersi conto che non c'è libertà di scelta questa volta. Loro hanno la libertà di scelta di decidere se vogliono o non vogliono fermare Berlusconi, solo quella. La esercitino. Se rinunciano a esercitarla, poi non potranno lamentarsi se la democrazia si avvia verso un destino di degrado. Berlusconi si è sempre vantato di non andare mai alle feste della Resistenza il 25 aprile. Non è semplicemente una retorica, è che a lui l'antifascismo gli fa proprio schifo. Non sopporta lo spirito antifascista della Costituzione, non sopporta lo spirito antifascista della Repubblica. Chi ha il dubbio oggi di non votare contro Berlusconi dovrebbe chiedersi: sto facendo una cosa che garantisce la sopravvivenza, la consistenza della Repubblica antifascista o no? Questo si devono chiedere, perché se si lascia via libera un individuo come questo, in realtà si mina alla radice la consistenza antifascista della Repubblica.